Naturalmente per ogni percorso di miglioramento, per ogni attività che debba essere tenuta sotto controllo da un punto di vista di rischio e di sicurezza per i pazienti, dobbiamo partire da dati, quindi big data, dati che possono essere recuperati e sono relativi alle attività sanitarie, ai percorsi sanitari. All'interno di Regione Lombardia opera da alcuni anni un gruppo gestione del rischio che raccoglie quelli che sono tipologie di dati diversi. Una fonte dati è rappresentata diverso, ad esempio, dal benchmark regionale della piattaforma sinistri, quindi la sinistrosità che viene divisa per specialità, per tipologia di errore. Questa è una prima fonte dei dati che vengono utilizzati. All'interno di ogni ASST, di ogni azienda sanitaria, inoltre il lavoro della gestione del rischio è quello di valutare il rischio sui propri processi specifici e quindi e segnalare quelli che sono eventi avversi gravi, ad esempio gli eventi sentinella, e questo poi porta periodicamente alla due cose. Prima di tutto la condivisione in sede del network regionale del rischio e poi anche alla definizione di questi, quelli che sono i progetti prioritari, perché su quelle aree si concentra la maggior parte della rischiosità, perché sono segnalati eventi avversi o perché sono rilevate con metodologia del rischio delle criticità specifiche. Ogni anno escono delle linee di indirizzo regionali per la gestione del rischio che contengono dei progetti trasversali, obbligatori, e che sono quelli che poi vedono le rischiosità o gli eventi avversi allineati in modo omogeneo nelle stesse aziende, nelle varie aziende. E poi naturalmente, al di là di questi che sono progetti, diciamo tra virgolette, trasversali e obbligatori, ogni azienda, in base alle proprie rischiosità, sviluppa dei progetti di miglioramento per la gestione del rischio. Ogni anno vengono fatti progetti di miglioramento che possono essere ad esempio anche l'implementazione di linee di indirizzo, di linee guida di buone pratiche. In corso, ad esempio, abbiamo la sepsi in gravidanza, nel tempo c'è stato quello sulle cadute accidentali, quello sulle checklist di sala operatoria. Ultimamente siamo impegnati nella sperimentazione di approcci per gestire ex ante tutto il problema relativo alle infezioni correlate all'assistenza.